Ciao Mia, ragazzi, amici da casa, un grandissimo ritorno, più atteso di nuovi capitoli di Hunter Hunter, che io non seguo, quindi a me non me ne frega niente, come a voi del mio ritorno. Prima. Voglio dire che magari la gente si sarà fatta qualche domanda, ma se vi siete fatti qualche domanda, no, io e Bob siamo ancora amici. È vero, confermo, non è un rapimento questo. Esatto. Esther, se sei in pericolo batti le palpebre. Grande ritorno anche di Lucca, tra l'altro. Per me 2 anni. Per me 4 anni. Wow. Cosa ti aspetti da Lucca, Bob? Mi aspetto tanto casino perché è la prima Lucca in cui ormai il Covid fa ridere, quindi. In realtà no, no, usate le precauzioni. Sì. No, quello è un altro. Le precauzioni è tenete le mascherine, non si depone anche quello. State attenti, ragazzi. No, da questa Lucca mi aspetto tanta gente, tanta ressa, tanto casino, ma anche tante belle novità, perché ho già visto dalle foto di chi è già in fiera tante cose interessanti, tipo la statua gigantesca di Rufy. E adesso Esther in fase di montaggio metterà la foto. Tra poco arriviamo, sono le 20:54 e stiamo sentendo la rembaccio ciurma. YouTube, perdonaci. Io non so cosa aspettarmi da questa Lucca, se non voglio creare nuovi ricordi che sovrascrivano quelli della scorsa edizione di Lucca, che è stata un po' catastrofica. Carina ma piena di pioggia e disastri. Quindi... Come sei deep, Esther? Sei proprio maturata in questi anni in cui non ci vediamo. Non è vero. Questo vlog è un po' nella penombra, ma come avrete capito è sera. Io non so se ci sarò perché nella ressa di Lucca non so se rivedrò mai più Esther. Potrebbe essere l'ultima volta. Lascio un messaggio. Esther, ti voglio bene. Grazie. Raga le mura. Oh, Natsukashi. Ce l'abbiamo fatta dopo anni. Non pensavo neanche ci fossero più le mura. Pensavo fosse tutto open space ormai. Grazie a tutti per averci seguiti. Noi adesso torniamo a Milano. Spero che il vlog vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Mio. Di entrambi. Adesso cerchiamo parcheggio, quindi probabilmente finiremo Lucca davvero qua. E fu così che vloggai solo questo. Ciao verso della scimmia. Ciao. Stavano chiedendo una foto, raga. Ciao. Ciao. Siamo un po' di fretta. Siamo un po' di... Grazie, grazie. Ora io sono in modalità ignora le persone. Noi che scacchiamo la gente. Sono un po', voglio dire, in ansia ma preoccupata per la villa. Ho paura che ci sia troppa gente in villa. Può essere... Perché ci stai tirando le sfighe? Volevo far vedere come sono le lenti. Le ho messe alle 11:40. Vedremo quanto dureranno. Sono aperte le scommesse. 2 ore dovrebbero durare. Fa caldissimo. Cioè noi siamo senza calze. Aspetta di andare al sole. Farà ancora più caldo. Rimini Comics. Per citare un grande saggio, ti aspetta... La morte. La morte. Raga, ormai mi siete fermati, non camminerete mai più. Venite, allora. Bello. Grazie. Ma l'hai avviato? Grazie, sì, sì. Ok. Allora, questa è la mia prima volta qua. Quindi è la prima volta che vengo qua, perché è la prima volta che faccio un cosplay bello, perché la location mi ha sempre dato di cosplay bello e non ero mai all'altezza. Facevo mai Euro Academia gli altri anni, quindi insomma, che ci facevo qua? Ma è troppo bello! Wow! No! Infatti oggi mi sento un po' una turista, ho pagato intero. Per me questo è il posto dove avete fatto i cosplay. Scusa, non sei mai entrata in Villa Fame? Mai. Io sono sconvolta. Cioè ragazzi, cioè, che razza di cosplayer sono? Fake! Ho fatto cosplay troppo semplici, non all'altezza di questo posto meraviglioso. Senti, io ho visto la gente che fa IQ nella vita. Sarei dovuta andarci nel 2019 se non avessi avuto... È per quello che prima ero nervosa di entrare, perché nel 2019 dovevamo venire col gruppo di Beatrice, di Minego. Non siamo riuscite ad entrare perché c'era troppa gente. Trauma! E quindi ero tipo, figurati se oggi che è sabato. Invece è vivibile. Ma perché ancora mattina? Cioè, no, dici il pomeriggio più... La gente sta dormendo dopo essersi spaccata in piazza Anfiteatro, mica come noi. Ieri a mezzanotte stavo già dormendo. Esther, ieri sera, che dobbiamo svegliarci alle 7, va bene, vado a dormire. Non l'ho vista più, io lì col tè, ok, state facendo un casino lì, io tipo... No, io proprio... Grazie. Hai pure spaventato Alex. Oddio, c'è un jump scare. È bellissimo. Come si chiama? Fotocopia. perché ho trovato in una copisteria. È vero. A caso. No, stavamo cercando. Deve sembrare qualcosa di sosia. Sosia, che chiaramente significa fotocopia, però, però in maniera più fancy. Perché queste cose si trovavano ovunque prima, quando ti servono sono spariti e le trovi nelle copisterie. Ma io ho una teoria, un momento teoria complottistica. Prego. Avete presente quando dicevano che gli Scooby-Doo causavano il cancro? Allora, perché sono spariti anche loro? C'è un complotto. Sono i rettiliani. Sono i rettiliani. Faccio vedere anche un'altra cosa. Magia, non ce lo dicono. È col potere degli squishy. Grande mago! Stiamo facendo il giro turistico, bellissimo sto posto. Che sfoggio tutte le cose che so date dai miei fotoset. Qui c'è un vietato toccare. È ovvio, ovvio. Please do not touch. Non toccate niente, mi raccomando. Ti ho toccato. Come usato? Un poraccio si è avvicinato e ha detto posso mangiarlo? E io no. E lei no. Qualche anno fa, vedi questo cordo, dove teoricamente poteva... io non posso. Non dovevi. Qualche anno fa io mi sono fatta le foto con mezza stesa sul letto. Come cambiano i tempi. Oddio. Vado io? Vai. Tra un po' mi tolgo le lenti. Sono le 12:50. No, erano le 13:50, quindi già 2 ore con le lenti. E queste sono le ultimissime foto. Abbiamo deciso che facciamo varie singole e poi le mettiamo tutte insieme, così sembra una foto di gruppo. È difficilissimo gestire 5 persone. Io non ci sto credendo, ma abbiamo preso il gelato dietro, ma vabbè. Andrea ha preso menta. Ovviamente. Oh no, sto implodendo. Aspetta. Troppo carino. Ma carino. Ho gelato. Ho gelato. Scrivete nei commenti quanto sta bene Mono da questo personaggio, perché lui non si vede. Ogni lei che ha quel commento è un pugno nei reni per lui. Trapianto di reni? Spero di no. Che belli! Sì! Anche oggi facciamo un bleach. Un altro. Si chiede il permesso per fare le foto! Si chiede il permesso! Prego! Si dice anche grazie! Ok, prego! Cioè, sì, ma una parola è più carino. Ok. No, si dice anche grazie. Tu che? Ho detto che si dice grazie. Siamo di nuovo in villa. Ieri è stata la mia prima volta a visitare questo posto e oggi ci sono tornata. Cosa sta succedendo? Molto carino. Squadra. Oh. Stiamo aspettando il fotografo e intanto vorremmo andare a rompere i coglioni a Giulia. Andiamo. Appena finisce la salutiamo. Delle fotine là. Quella sedia lì ero in piedi ed ero appoggiata su Mario. Mettilo le cose delle gelatine. Assolutamente. Costa 2 milioni di euro. Che succede? Ogni volta. Girarla fuori quando sono morto. È un bellissimo salato. Grazie. Ah, mio. Proprio la coppia così e tu che all'Inter il calcio. È mia moglie che mi rompe i coglioni, che deve pulire, io voglio andare in palestra, mi faccio a pensare, mi devo allenare e questa mi sta di che devo rimettere a posto le mutande. Ti prego. Mario sta distraendo i modelli. Mario, perché sei molesto Mario? Che mi lavora. Guarda, questa è la parte migliore di Lucca Comics, le stradine. Stradine vuote. Ovviamente, perché se fossero piene di gente sarebbe un disagio. E come vanno i piedi? Come piedi check? Ve li sentite? No, buone fotopiedi. Fotopiedi. Ah, devo fare il video questa cosa, cioè guardate le mie scarpe. A parte che sono diventate nere io. Vabbè, wow. Come le migliori amiche che si fanno con le scarpe. A me vanno giuste, a loro troppo piccole. Ma comunque non sono proprio la comodità fatta a scarpe. Di qua. Di qua. Ah certo. Bob è così da 10 minuti a guardarci. Ragazzi sono troppo belli, se non capite la bellezza di queste persone disiscrivetevi dal canale di Esther. Messaggi subliminali. Togliete il like, non mettete like a questo video. Iscrivetevi al mio canale proprio. È una valida imitazione. Quanto gli dai? Io mi hai toccato le tonzille. Babà, mia. Oh mio Dio. Oggi è abbiamo fatto degli scatti super carini. Ciao Paolo, ho scoperto che ti chiami Paolo tra l'altro. Ciao. Le cose da fare oggi sono tante. Quante ne farò? Due probabilmente. Vedremo. Sono da sola. Fa strano vloggare, ma in un posto del genere dovrebbe essere normale, quindi vedrò se riuscirò a fare i vlog da sola. Stacco e non ci riuscivo. E non sono riuscita a vloggare niente. Yeah! Benvenuti nella nostra casina. Vi faremo vedere oggi cosa ho comprato, ma prima la storia di questo mobile con tre gambe. Questa casa è tanto bella quanto disfunzionale. E questo mobiletto è proprio il perfetto emblema. Ma io voglio sapere se effettivamente la gamba è rotta o non è mai esistita. Non c'è trucco, non c'è inganno. Penso che si sia ossidata, onestamente. No, aspetta, fammi guardare. È stata staccata. Comunque, benvenuti in questo... ciao, miau! Salve. Questo è una bellissima... come si chiamano? Spilla di Melone dell'Ovest, un bravissimo illustrator, character designer. La mia prima tappa è stato lo stand della J-pop. Ho fatto un'ora di coda. C'era anche Crunchyroll e MANGAYO. Ma era enorme. No, in realtà non così tanto. Mi ha dato un segnalibro di Dam, che io pensavo fosse un uomo questo. Per me avrebbe preso 100.000 punti in più se questo fosse stato un ragazzo. Grazie per aver acquistato da MangaYo, l'online store numero 1 dedicato ai manga. Utilizza lo sconto codice... Non siamo stati sponsorizzati, ma questa cartolina è molto carina. Sconto codice sconto. Dato che abbiamo nominato MangaYo, ho preso questo. Ma è giapponese? Sì. Non voglio scartarlo perché non lo voglio rovinare. È magari tipo, faccio tipo un altro character book, mi pare. Esatto, character book dovrebbe essere. E c'è Yotsuba, la mia preferita. Cioè, gli uniche rimaste erano Yotsuba, Ichika e Itsuki. Facciamo dalle cose non BL. Oh mio Dio! Questo qua mi ispirava molto. Il mistero di Ron. Il mistero del sequel di Reborn. Esatto. Parliamoci chiaro, lo voglio solo perché è della stessa autrice di Reborn. Aspettative zero. Parlando di tetti bassi, short stories. Dovrebbero essere tipo delle one shot. Allora, mi sono finalmente decisa a comprare il numero 2 di Color Recipe. Questo è un grande giorno per me. Sì, il mio manga preferito. Questo volevo fartelo vedere. Epic piscite live. Uno BL ironico, ma tantissimo ironico, però anche spicy. Ho comprato Il nostro futuro, che volevo da un po'. È un volume unico. È di quell'autrice che fa sempre il blush. Esatto, sono super blusciosi, carini. Questo è di Tameko, quindi mi sono fidata dell'autrice che... Allora, ha fatto anche delle cagate, tipo a Lotus Flower. È il libro che... è il manga che odio da morire. Fine stand J-pop, sì. Preso della... quello stand che stava in piazza Napoleone, la fila andava abbastanza veloce, mi sono buttata. Comics. Ho preso... Ma anche questo è gigante. Sì, non conosci Il matrimonio di Lala? Conosciatelo. Ah, ma è Il matrimonio di Lala? Non ho mai visto le altre copertine. E questo anche mi piace molto. KABUKICHO Maddo Trippo. Non pensavo ci fosse un secondo volume, quindi l'ho preso subito. Avevo voglia di rivedere questo film. Aspetta, un momento, cecità. Conquistatore di Shambhala. Ma esiste un film? Quello che è uscito dopo la prima serie. La prima serie è quella brutta, però il film è molto figo. Che è l'unica che ho visto. E non si trova da nessuna parte, sinceramente. Ma che la prima serie è brutta? Ho solo visto la serie brutta. Adesso che torniamo giù facciamo una bella maratona. Non c'è più su Netflix. Come? Netflix, per favore. Sono andata a vedere il film di... Quanto sto giocando? C'era tipo una busta sul mio posto e c'erano varie cosine, tra cui questa cartolina. Tutti in aria, dai! Ciao a tutti, benvenuti a questa anteprima europea del film The Quintessential Quintessential Movie. Spero che non uscite i cibici che volevate. No. Ci portiamo via il cartolato. Abbiamo fatto la contravendita. Tenetevi la gemella che vi è capitata. Forse era un segno del destino. È segno di merda. Io voglio fare i complimenti ad Esther perché penso che fosse l'unica persona che non è riuscita a non farsi spoilerare il finale. È vero, sorpresa al 100%. Ah, che vuoi sta cartolina? E... questa cosa bellissima di questo... com'è che si chiama? Shikishi. Shikishi o shikishiki? No, shikishi. Con Itsuki e c'è scritto Skinan desu. Atashi mo Skinan da yo. Sono molto contenta di aver trovato Itsuki perché stavo facendo cosplay di Itsuki. Quando l'ho visto ho fatto tipo... Secondo me l'hai evocata. Questa è tutta la roba che ho comprato. E ho detto basta. Sembrava poca soldi. Mentre ne parlavamo. Infatti poi la vedi così e dici, e poi vedi quanto ho pagato e dici, allora possiamo fare una stima. Tipo ok, il prezzo è giusto. Prezzo gratis. In realtà prezzo biglietto di entrata di Lucca. Esatto. Cioè madonna, c'ho un ciglio nell'occhio, sto per scattare, raga. 19. No, ti pare che lo... Esther paga poco, quindi 5 euro? 5,99. 6,99. Beh, allora, tutti gli altri costano uguali, perché ovviamente sono umani. Andrea che spesa verifica le cose occhio. Questo character book l'ho pagato ben 15 euro, però non mi sembra alzata la pena, anche perché dietro c'è scritto che costa 700 yen. Beh, dai, è un ricordo di Lucca però. Sì, infatti esatto. Questo è, mi ricorderò di oggi. Ti ricorderai del film, esatto. Ti ricorderai tante cose. Hai ragione, fare il vero. Hai visto? Dio che muoio. Sta durando fin troppo questo round. Mi è piaciuto il vlog, non è stato un granché quest'anno, ho giocato molto poco. Però vi sia piaciuto, grazie mille per aver visto fin qua. E iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un mi piace, condividete e tutto il resto in sovraimpressione o nel link qui sotto. Ciao, ciao.